poi noi urliamo e questi vanno fuori con la vita. Sono 10 anni. Mi pare che fosse comunque, ma neanche la categoria poi... sopra questa. Ecco. Quando prendiamo la porta troviamo sempre dei Neuer. C'è un vetro. Sì, sì, c'era. Devo provare a tirarla dentro. Sergio! Di fin quanto a scarampare. Sono gli altri risultati, riesci a vedere? Se non sbaglio il Borghetto vince. Il Borghetto, il social gioca più tardi. Cioè, io non impongo la tua, però tu non imponi la mia. Cioè, nel senso, tu non puoi nel mio paese.
venire a dire che tu fai. Uomo! Negretto gliela regaliamo una maglia per loro. Thank you.
Bravo lì. Ci arrivano sempre con la punta del culo. Sì. L'altro che ha i crampi, adesso ci sta un quarto d'ora per terra. Al quindicesimo del secondo tempo i crampi. Vai ancora!
passati una volta al centrocampo e ha fatto gol. Ma scusa, fuori gioco sul fallo laterale. Va. No, l'aveva battuta questa volta, lanciato col piede. Sì? Che mi sembrava che... Ne ho perso un pezzo allora. L'aveva battuta corta, poi... Buono! E vai, buttati dentro! Ma continuate a giocare, no? Bravo! 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 Dai! Sì? Basta guardare di fuori. Ciao. Pareggiamo subito. No, il 16 è di causi. Gol, non ho mica visto. Ancora! Isma forse. Isma. Che l'ha toccata di causi 16, sì. Poi dopo il... Mi pare che il 9. Mi sembra anche a me, ma non sono sicuro. Qua!
per riprendersi, cazzo. Sono salito io due gol. Senti, ma se Antonio, io adesso ho messo su scrivania quella ricevuta di raccomandare, cosa dobbiamo fare? Bisogna mandarla, domani dobbiamo allegarla a quella, alla comunicazione che facciamo al comune. E a mandarla a chi? Al comune e al prefetto, ma c'è i moduli che sono dentro. L'ho messa lì, era dietro. Cioè. Perché lui quando me l'ha data l'ha messa insieme agli altri documenti, no? La portata del gusto. Eh? La portata del gusto. Sì. Gli ho detto di comprare. Ieri abbiamo fatto una zingarata con quei vini. Eh? Vabbè, ma è giusto così, eh? Dove l'avete mandato, Jerry? Eh? Ciao. Jerry era lì. No, è qua, è di qua. Le caldaie è no, la caldaia è il team. Io sono andato a... Morale alla favola. Domani mattina vengono i tecnici, prima non vengono, li ho chiamati. Alternativa, apriamo la sotto da noi al palazzo. L'arbitro bisogna mandarlo là, perché sennò ci peschiamo. No, 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 se vuole. Io li apro di là, se vuole. No, adesso glielo diciamo. Poi alla fine della partita aspetta, allora glielo diciamo. Io aspetto. Se lui gli sta bene farsela di qua fredda, bene, sennò. È più di 45 che dai 16! L'ho visto, sono andato là, era in blocco, l'ho schiacciato, ho detto vabbè, è ripartita, però poi... che schiaccia un po' meno. Quando ti ho telefonato, visto che non ho mai risposto, ho detto vabbè, no, ci vado a vedere io. Dai raga, mandate, dai, dai! Va bene, e vieni verso la fine della partita. Andreino? Oh. E poi vado di sotto, te lo dico io. Nel senso che se ha bisogno per la macchina, io lo accompagno a casa. Non so se guida o se non guida. Vabbè, ma ci siamo, lì dove abita? A Leca. Vabbè, ma che va, piuttosto lo porto io. Sì, no, ma io ho detto, io ci sono. Più che altro che non sia da portare al pronto soccorso. Il ragazzo che è uscito prima. Perché c'era Calarco. Calarco, il nostro numero 11. Sì, sì. Vai. Rosso. Bene, dai. Fatto Isma. Secondo l'ha fatto no. Ah, Guardone, sì, il primo l'ha fatto Isma, sì. Dobbiamo arrivare sempre sull'orlo del baratro per risvegliarci, cazzo, non è possibile. Sei mangiato tanti bene. Speriamo bene. Fatto che hanno rischiato anche l'Italia. Tre che è del team. Il tre è nostro? Sì. Dov'è? Sì, i tre è Velti, è Velti, è Andrea. Velti. Però ha buttato fuori o no sto? 2-1 Borghetto, segnato Quiliano. 1-1 Cervo Aurora, non male, pareggiato Cervo Aurora. 0-1 Baialassio Alderest. Vabbè, va bene, lascialo così. C'è! C'è! Dai, ha rotto il ghiaccio. Cazzarola. Però vedi che quando dai Andre. Dai. Si vede che ho visto che ha tirato fuori il cartellino giallo dopo, non lo so cosa. Andreino. Oh. Non l'ha dato alla fine. Ah, non l'ha dato. Non mi pare. Ci ha parlato con Gianni. Ah, sì.
Aia. Gli hanno detto di non andare al pronto soccorso, c'è un buco così, però non andare a ma probabilmente era la prima ammonizione, no? Questo è sbagliato, mi sembrava che era la seconda. Era convinto che fosse la seconda, invece era solo la prima. Poi secondo me ha ammonito l'altro. Ha ammonito l'altro, secondo me, non il 2. Il 2 era già ammonito. Il 2 sì, lo era ammonito. C'è un buco così nella coscia che però gli hanno detto di non andare a pronto soccorso, che devo aspettare un po' di tempo. È la Madonna! Oh, arbitro! Partita che fa intera, è normale. No, non lo conosco. Baldovino arriva da Borghetto da Rossi. Ah, un 98, bravo, un bravo ragazzino. No, no, dove giocavo? A Villanova. L'abbiamo preso volentieri perché è venuto lui a dire io voglio tornare in una squadra che si allena come si fa. Grande Fefe! Giulia! C'era già 2 anni fa. È uscito anche Fede, è uscito? Guardoni, no, Fede. Fede è uscito, Federico. Comunque non perso i piedi, poi non... Ah, non avete perso i piedi. Bello. No, no dai, Campa! Isma sulla destra. Se Filchi a sfallo lo deve avvenire, stavolta lo deve buttare fuori. Il problema è che adesso è stanco. Delfo ci arriva sempre.
Bravo! La deviata, eh! Bravo, capo! Non gliela deviata, io visto, mi sembra di aver visto una deviazione. Adesso uno si può alzare dalla panchina, andare dall'arbitro, fare 5-6 metri. E poi viene qua e dirgli guarda che devi fare così. Gli ha dato, gli ha fatto, quando è venuto fuori gli ha detto qualcosa così. Gli ha detto di guardare. No, no, no. Piero, di guardare Piero che era qua. No, no, ma l'arbitro si è messo la mano davanti alla bocca, gli ha detto qualcosa a lui, si conoscono evidentemente. Non so da dove arrivi questo, vai un po' a vedere le designazioni dell'AIA, di dov'è questo qua, quest'arbitro qua. Sì, 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 sì. Vai su designazioni liguri, designazioni arbitrali. AIA Liguri, se tu su Google lo cerchi. Io non posso perché il telefono, adesso ce l'ho occupato. Aiutaci, Isma, aiutaci! Dai, dai, via! Questo è Gervasoni, sì. Il biondo è Licausi, è questo Gervasoni, quello che è entrato adesso. È il biondo Licausi? Sì. E già esce Isma. Bravo! Bravo Isma! Era girato, non l'ha visto, era coperto l'arbitro, non poteva vedere. Non vuol dire niente. Aia. Bravo Andrea, bravo Andrea. Bravo. Dai, la là. Bravi raga, dai su. Emozionato, è stato freddo che se l'ha scartato e tutto quanto, vedi che poi
si emoziona. Sì? Lasagne? Ah sì? Dove sei andato? Qua, la Irina. Bene, bene. Domani a mezzogiorno parte il gol, sono congelato. Vai Lollo! Ma è un'azione, eh. Comunque i nuovi arrivi si stanno comportando benissimo. Sì, sì. È che li causi ho dovuto entrare senza riscaldamento Ma lo vedo che sta giocando, no, ma dico è anche una cosa anche fisicamente ti deve, non si puoi entrare così a... quello che fa la differenza c'è. Lui c'è, sì sì, se non c'è voglia non ti forzato, non va bene. Mazzarola, Adesso sai, non è facile questa categoria arbitrale da soli. No, ma poi sì, non si, alla, verso la fine della partita è stanco, perché non, non, si vede che non è allenato. Già stanco quando entra. Che glielo diciamo dei spogliatoi? E adesso glielo diciamo giù quando appena finita glielo andiamo a dire, perché prima che ci faccia la multa. Io ci manca solo la multa. Ho lavorato con lei. Ieri è andata bene, non avete giocato. Bravo! Bravo Campa! Visto che tiro che ha fatto? Sto portiere ci è arrivato bene, ma minchia ragazzi. No, non fate battere a lui! Chiamano alla spalla. Io sono arrivato qui nel 38esimo. Gli altri risultati sono sempre uguali? Non ce l'ha dato, si è sbagliato, ha ammonito l'altro, non era il 2 da ammonire. Oppure o si è accorto che era già ammonito, ha detto ammonisco l'altro. E... può anche darsi, eh. Mi piacerebbe vederla perché aveva avuto Giulia, però poi. No, è una vita. Non, lasciamo, non facciamogli fare il 3-2 perché sennò poi diventa 2. Magari
se c'era il portiere o così. Perché siete concentrati. Siete concentrati. E ha voluto toccare la mozione. Una squadra così dovevamo fare. Preda tutti. Ce ne sarei altri. Ma quando gioca stasera? Veloce 4-2 con il Torino. Forza Roma. Camporosso vince contro Don Bosco. Ah, è perfetto. Piano Borghetto 2-2. Meno male. Pareggio sarebbe perfetto. Claudio Speranza 1-1. Oh. Tutti ce l'allontaniamo. Il Cervo vince. Napoli con l'Aurora. Napoli gioca domani. Ah, domani. Vabbè, lì è tanto, vabbè. A Bergamo. Ragazzi, è duro, è duro. Sono squadrone quest'anno, c'ha due squadroni, anche la seconda può essere il campionato tranquillo. E quelle della Serie C, no? Giocano bene. Entra Putrino. Scarone, questo è Putrino. Bravo, Putrino, Putrino. Sei nuovo? No, no, Putrino. Sono anni che con tre anni che con noi. Ci siamo attrezzati con ma che cazzo, non è così. Io non so come faccio. Oh, fa freddo. No, no, questo qua è. È un annetto che me l'ha regalato Mario, non so però. Come faceva, tutto... Però il problema è che non avevo l'adattatore per il telefonino. Adesso l'ho comprato, l'ho trovato. Dai Campa, vai a fare sto gol! Dietro, dietro. No. Oh Jimmy, rompi i coglioni. Devi fare altre cose. È diverso. Ma non solo quello, devo imparare a tirare con il tempo. Che è Gervasoni? 4 ore. E palla a te, e palla a girare. Anche per loro è più semplice, ma giocare a fare. Diventa meno problematico. Non discutete ragazzi, che voi vi siete la munizione. E non ho più spazio per segnare la munizione. Un computer. Al Borghetto, si scusa. Che adesso ci hanno giocato domenica scorsa. Sì, sì, sì. Ti calmo, vieni tu! È una sfaltata. Potremmo farne anche 18. Loro non giocavano mica. Ma quella scorsa era più 2003. Eh sì, era più giovane. Che è successo? Un minuto e qualche più recupero. Dice 44-32. No, quello là, metterlo là. Che si fa? C'è il tabellone. Sono che l'hanno attaccato, c'è questa tribuna di qua che non si vede un pezzo. Bastava attaccarlo di là sopra la porta. Certo. O anche sul palazzetto. Ricordiamoci che in Serie A ci siamo delle serate con la rivoluzione a discutere se non è incarnata del piede era fuori gioco. Si è tanto fatto vedere il Milan di soccorso oggi. Siamo detto che non è stata una gran parte, però quello che conta è il risultato. Io busco il mezzo. Sì, ma poi c'è mezza squadra. Poi c'è tutti gli infortunati.
troppo importanti. No, i personaggi importanti, no? Queste canzoni fa giocare niente, nervosismo della partita. E l'ha appena detto, non rinviare centrale. Tre minuti di recupero. Tre minuti. 2,99. Bene. Poi non è stato mai acceso. In realtà l'abbiamo fatto. Ma è lì di sotto. Come fai a accenderlo? Si vede. Perché era più comodo avere la corrente lì. Perché non sul muro del palazzetto. È lì. Ah, perfetto. Era anche riparato. Si può sempre fare, però. Ma non serve a niente, quello sì, lì è un. È un come quello che c'è nel palazzetto. Sì, va bene perché per il pallacanestro, per il pallavolo. Sì. Non è un tabellone da calcio. Lì potrebbero mettere un schermo gigante. Sì. Per fare partire. Viene una rivolta, che è il replay. Chi è? Chi è questo qua infortunato? Assieme a tuo figlio. Calarco. Chi? Lui è Calarco. Ah, è lui Calarco, sì. Io non conosco i nomi. Ah. Di gratis, i parenti pagano. Sarebbe un momento storico. Ho visto i palloni che mi hanno in aria così, sono brutti. Ti ho fatto fregare. Volevo fare troppo. Gioca la marcia. Gioca. Ma è bravo. Oh, bravo. 48esimo perfetto.